qua arriviamo un attimo in battuta, perfetto. Allora, dimentico sempre che bisogna far così. Boom. Tac, e siamo a posto. Noi si parte. Ed andiamo a far la lettiera ai nostri vitellini. Guarda che bravo, non un Ixo. Adesso magari, a parte che mi pare che avevo già fatto una screenshot del genere tempo fa, però presumo che si possa rifare. Ovviamente mettiamo anche un FOVA 35 che migliora sempre il field of view, appunto, il campo visivo, ci sta solo che bene. Allora, come funzionava qua l'attrezzo? Funzionava che basta far I, ecco qua, mi spiace che sono lì sotto, sti poveri vitellini, che si trovano diciamo sotto una pioggia di paglia, però la funzione è questa, c'è il getto che lo potete anche direzionare ovviamente, e teoricamente siamo arrivati al limite perché ha consumato circa metà ballone, non mi lascia scaricare altro, altrimenti verrebbe fuori la I e quindi ci siamo. E in questo momento, anche per controllo, guarda che bravo l'operaio qua, è già, oserei dire, circa metà. Vabbè, questa zona qua è un po' più grande, quindi facciamo che è a un 45%, credo. Comunque, vabbè, andiamo a vedere il discorso animali, ok, produttività 60%, vabbè, paglia a posto, infatti metà ballone. Acqua, sarebbe da fare un giro, prima di fine giornata magari ovviamente rimpinguiamo. Si potrebbe anche, come ho sulle altre partite, mettere il discorso e la possibilità che si possa, insomma, comprare l'acqua. La pagate e vi viene, tra virgolette, portata senza andare a prenderla, però per il momento, insomma, va bene così. Nell'altra stalla abbiamo addirittura 2200 litri quasi di latte, sono contento. Acqua a posto, ma quando faccio il giro per i vitelli magari porto l'acqua anche da loro. La paglia sì, è a posto, ma potrei anche benissimo a questo punto investire qua un attimo il discorso e sistemare il pipe da questo punto, tirare dentro lo sfilo, partire col mio merlo e perché lasciar lì in ballone mezzo distrutto, che tanto magari passa un'altra giornata prima che i vitelli richiedano l'utilizzo della paglia. Noi andiamo qua tranquillamente, senza tirar giù i muri, possibilmente a fornire paglia. Tanto facciamo una cosa di questo genere, così siamo sicuri di passare e vediamo se e dove c'è il trigger. Perfetto. Guarda che roba, anche qua forse ho già fatto una screenshot di questo genere, ma me la salvo comunque, che può far comodo. Allora, vediamo. Bene. Guardate che ben che è direzionato il getto. Se io già mi sposto di là, si interrompe. Tanta roba, ragazzi miei, quindi tanta tanta roba. Finiamo di dare appunto un po' di paglia e restiamo lì così. Intanto vediamo un attimo il discorso che 15.000 rotti, però com'è sta storia? Ovviamente vedete in basso 0 litri, ho finito il ballone, ma ci sta e non è un problema perché appunto siamo a 15.000, siamo a tre quarti lì dell'indicatore. Allora noi senza far danni possibilmente si torna indietro e potrei anche uscirmene abbastanza dritto di così per poi riuscire a sterzare e poi passare fuori in codesta maniera. Molto bene, molto bene. E direi che stavolta, vabbè, ho tirato giù un altro ballone che intanto sì, potrei anche, finiamo l'opera ragazzi, se no rimane lì incompleto. Vediamo se riesco sto giro a non far esplodere nulla, vediamo, perché è sempre un po' un caos qua capire. Ok, proviamoci, sì, molto bene, soddisfatto e contento come una Pasqua, anche se
la Pasqua è passata e Natale è lontano, finiamo di fornire sto ballone anche qua alla stalla, che così abbiamo fatto un'opera, vorrei dire una volta per tutte, però non può essere una volta per tutte perché sono qui lavori che impiegano, cioè ci si impiega tempo, bisogna continuare a farli. È indubbio, insomma, che bisogna, come dire, proseguire e continuare. Si fa, dura un tot, però sono quelle cose che sono, sì, continuative, ma già chi gioca a farming o comunque lo sa dalla realtà, ovvio che uno che ha animali non ci sono festività, sabati, domeniche, non ci sono orari, gli animali giustamente mangiano, hanno bisogno di determinate cure, eccetera, quindi voglio dire, c'è sempre una cosa costante durante il giorno. Stavo per dire che qua, ok, magari qua sul farming può passare tanto tempo, ma più che altro per un discorso da un video all'altro, altrimenti se a livello temporale della serie, ovvio che ogni, non so, un paio d'ore bisogna sempre andare a vedere se va tutto bene, quindi diciamo che si avvicina molto a un discorso reale di tenere controllato un qualcosa di, insomma, di vivo. Eh? Allora, qua stacchiamo anche qua, e il merlo direi che lo si potrebbe anche un attimo lasciare qua così tranquillamente. Io mi faccio sempre una solita salvatina per correttezza, per sicurezza. E il pensiero dei campi la farei una cosa di sto genere, anche se mi ispira fino a un certo punto, non so se passare comunque col coltivatore, perché sì, sarebbe da arare tutto a livello di farming. Sì, vabbè, potrebbe narrarlo a far bene con la Easy Development Controls, non sarebbe una cattiva idea, quindi magari sistemo alcune cose e poi ovviamente, vabbè, ci si trova sempre qua in farm. Intanto mi metto qua dove ci sono i bei stivaletti. E beh, dai, comunque sono tornato a casa a pulire anche gli scarponi, che scarponi stivali, diciamo, che erano sozzi, e adesso vediamo se l'operaio qua, diciamo, è ancora in funzione, perché ho un sospetto, ragazzi, che il lavoro lo stia facendo anche discretamente bene, perché guardate, sta viaggiando un siluro, speriamo, insomma, che faccia quello che deve fare. Il campo lo sta seminando, perfetto, ha lasciato via una striscetta, ma ci sta, lo perdoniamo. Ho un sospetto che resterà a piedi senza gasolio, quindi mi sa che, ragazzi, bisogna fare anche, diciamo, un rifornimento in campo. Le opzioni ovviamente ci sono, che uno può far sì che si rifornisca in automatico di semi, di carburante, di tutto quello che uno vuole, di quello che serve, però l'avevo già a inizio serie ancora lasciate come no, nel senso che preferivo che non acquistassero, diciamo, gli operai da soli nulla, né semi, né fertilizzante, né carburante, niente, ma che venisse loro portato tutto quanto. Qua c'è qualcosa che non quadra, vediamo, forse bisogna aggiustare anche, no, è il land guida destra che va fino a un certo punto, dopo risente quel maledetto freno a mano, ma vabbè, vediamo di sistemare sta cosa, perché prima o dopo, ripeto, secondo me, come dico sempre, rimaniamo in braghe di tela. Quindi bisogna venire in officina, anzi, facciamo una cosa di questo genere, apriamo il nostro bel sportellotto. Una tanica c'era già, però è solo figurativa, purtroppo, e andiamo un attimo a sistemare. Anche lì è figurativo il fatto che ha messo i sedili dietro, nel senso, se fosse chiuso, se fosse station wagon, non pensate a station wagon, alle macchine lunghe e basse familiari, station wagon anche questa chiusa, ha messo i
tappeti qua, no? I tappeti, i cuscini, diciamo che è giusto che sia così, questo è un punk, che sono quattro posti dietro, ma quando è chiuso, quando è pick up, perché quando è pick up i cuscini non ci sono, e, ed è tutto praticamente cassone, vabbè, comunque pazienza. Le cinghie noi le mettiamo così perché ci piacciono così, e andiamo a chiudere, anzi le togliamo perché devo fare anche una screenshot e vedere ste cinghie qua, così proprio non fa per me. Quindi ragazzi miei, andiamo a far service in campo, che secondo me, ripeto, o è fermo o si sta per fermare, oppure riusciamo a intervenire prima. Allora entriamo così impunemente, tanto vabbè, poi va seminato. È là che si muove o che sta arrivando secondo voi? Fammi vedere, no, si sta ancora muovendo. Andiamo a vedere un attimo. Ci fermiamo qua allora a bordo campo mentre farà manovre. Guarda te cosa bisogna fare qua. O io mi metto all'ombra perché non serve brustolarsi la testa. Allora, vediamo se fa una mano. Guarda, guardé ragazzi, guardé la barra del gasolio a quanto è. Cioè, rendetevi conto di che gente. Ok che gli ho fornito io il mezzo, però non è che si è fatto scrupoli a dire tipo son sut, mi serve rifornimento. Niente.